Dopo 70 giorni riaprono i negozi di abbigliamento a Pescara, si riparte con tanti punti interrogativi ma con tanta voglia di tornare a lavorare. Sì, sicuramente abbiamo tanta voglia di lavorare e i punti interrogativi li stiamo sciogliendo perché seguiamo tutti i giorni tutte quante le normative e ci stiamo aggiornando. Infatti adesso noi apriremo oggi pomeriggio invece che questa mattina e al negozio chiuso hanno sanificato tutto, quindi l'ambiente è in ordine. Siamo organizzati anche per la pulizia serale, i capi per la prova per i clienti per stare più tranquilli faremo provare due capi per decidere la misura che andrà bene, poi potranno scegliere colori, modelli e quant'altro. Una volta i capi provati verranno messi in quel camerino dove c'è uno stendino e la sera saranno sanificati con un macchinario a luci rosse, LED. Stesso macchinario potremo utilizzarlo per sanificare anche le calzature e le ciabattine da mare, anche se la norma ho sentito questa mattina che non c'è bisogno, però conviene comunque essere tranquilli. Ci sono tutte le indicazioni, i sanificatori all'ingresso, c'è il gel, daremo le mascherine a chi ne è sprovvisto e anche i guanti, quindi siamo in attesa dei clienti e siamo contenti. Questo negozio è grande, quindi abbiamo 10-12 persone che possono entrare, la regola che è un cliente ogni 40 metri quadri e un dipendente e un titolare nello stesso luogo. Dalle 6:30 di questa mattina torna il rito del caffè. Grazie, meno male, devo dire un po' di affluenza c'è, fa ben pensare, ecco, percentuale bassissima, però tutto fa presupporre il meglio, ecco. Devo dire che i primi caffè avevo il tremore alle mani. Ecco, meno male che non ho neanche aperto, che già c'era un amico ad aspettarmi, grazie a Dio ci sono un sacco di persone che ci tengono. Vogliamo un attimo spiegare come funziona, chi entra nel bar, cosa deve fare, ti vediamo ovviamente con mascherina e guanti, parliamo anche del distanziamento per esempio. Sì, allora, bene o male non sono molto tecniche, sono norme di buonsenso, cioè tenere una distanza di un metro, tavolini larghi, non più di due persone... E niente, sempre pulire le postazioni dopo essere state utilizzate con prodotti igienizzanti e il resto viene da solo.